È di queste ore il dibattito sul futuro dell'Europa. Io credo che il 2017 sarà un anno chiave su questo. 25 marzo l'appuntamento a Roma per i 60 anni del trattato, dei trattati. In quella sede si capirà se la scommessa sulla crescita, sull'innovazione, contro l'austerity, per un'Europa dal volto umano che non giri la testa di fronte all'immigrazione. Sono solidali quando c'è da prendere i soldi che l'Italia mette sul tavolo, perché l'Italia è un paese contributore, 20 miliardi ogni anno mettiamo, e poi improvvisamente diventano meno solidali quando c'è da rispettare gli impegni che essi stessi hanno firmato per accogliere anche loro le persone che fuggono dalla morte e dalla miseria. Allora delle due l'una, o si è solidali sempre, o non si può essere solidali a giorni alterni quando c'è da prendere e non da dare. Io ho posto un tema, convinto europeista, sostenitore delle tesi di Ventotene, degli ideali di Ventotene, innamorato di una idea di Europa che sappia i profumi di passato ma che sia saldamente ancorata nel futuro.